bionica. La bocca bionica è innanzitutto la bocca fatta di tanti denti. Noi stiamo, questa è una radiografia di una bocca bionica. È alta carpenteria. Che c'entra con la natura? La natura è molto meglio, la natura ci ha fornito di tanti denti, ci ha fornito di tante unità elastiche qui sotto. Noi invece mettiamo delle viti, su queste viti un ferro di cavallo, ferrato il cavallo, avvitate. La bocca, vi faccio vedere proprio una bocca adesso. Allora, quella che vi faccio vedere adesso è una ortopanoramica, ortopanoramica. E vi faccio vedere come è fatta una bocca. La bocca è fatta come vedete qui. Sono tanti denti che sono integrati con l'osso. L'osso secondo voi è rigido oppure elastico? Le ossa umane sono rigide o sono elastiche? Elastiche. Gli aerei cosa sono, rigidi o elastici? Ok, secondo voi qua dov'è la parte elastica e dov'è invece la parte rigida? La parte rigida è questa tutta bianca, la parte elastica è quella che non vedi, non la vedi perché non è così mineralizzata e radiopaca. Ok, l'osso, le ossa umane sono elastiche, se no salti, ti rompi, sei fragile. È una bocca bionica. Cosa succede se tu metti un qualcosa di rigido in un ambiente flessibile, elastico? Chi vince? No, quello perde. Se tu metti un aereo rigido che non flette nella tempesta, si rompe, spacca. Questo è il motivo per cui i materiali si rompono. E oggi abbiamo qua in aula un paziente che ha rotto i materiali. Ok. Ha rotto i materiali per il motivo che vi dicevo prima. Il cervello, quando si stava rompendo il materiale, non ha avuto un'idea di flessione del materiale. Non gli ha detto il materiale, il dente artificiale, guarda che mi sto per rompere al cervello. Quindi la prima cosa che bisogna fare con la bocca bionica è spiegare al paziente che ha qualcosa di artificiale in bocca, che non c'entra nulla con la natura, perché la natura è fatta diversamente. La natura sono tanti denti elastici, come qua, tante unità. Okay, invece noi mettiamo un ferro di cavallo che è un unico blocco. È come se noi mettiamo un unico dente. Sì, gli diamo la forma di tanti denti, ma se tu lo vai a vedere in realtà è come questo che vi ho messo lì sul tavolo. È un ferro di cavallo, avvitato chiaramente. Oggi il gold standard è fare le arcate avvitate, ma è pur sempre un qualcosa di artificiale che non sente caldo e freddo. Questo è un design, ok? Non sono denti finali questi. Questo è un design che oggi avrete sul tavolino perché vi spiego le cose che sono importanti conoscere quando si ricostruisce una bocca. La prima cosa per me è questo, e l'ho fatto capire tanto anche ai dottori con cui lavoro, che quando fate qualcosa non pensate di essere, come dire, meglio della natura, perché avete a disposizione armi spuntate, avete materiali che sono imperfetti, che non sono sensibili e avete un paziente che comunque dai per presupposto anche che ha perso i denti, quindi ha perso anche osso, quindi le situazioni non sono neanche favorevoli. Quando noi andiamo a simulare una bocca, quindi bionica, tu non diresti mai che quelli sono denti artificiali, ma in realtà sono artificiali. Diamo solo l'aspetto dei denti che è simile alla natura, ma rimane intrinsecamente un materiale imperfetto che non si avvicina neanche minimamente a quella che è l'intelligenza di un dente naturale. Un dente che è difficile da rompere, questi invece sono facili da rompere, sia perché non hai feedback, no, immagina un'automobile senza le spie. È facile che fondi il motore se non hai le spie, non ti dice quando finisce l'olio, non ti dice quando finisce la benzina, non ti dice per esempio il numero dei giri, quando acceleri, non senti neanche il rumore del motore, prova a guidare con le orecchie tappate, chiudi il quadro, metti che ne so il braccio di legno anche per cambiare le marce, non sei sicuro se hai messo la prima o la seconda, è alto il rischio di fondere. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo mettere al corrente il paziente è che sono realistici, ma non sono la realtà, sono una replica della realtà. Questo
come i bracci artificiali, le gambe artificiali.